portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Lasciati guardare, sei così bella che non riesco più a parlare. Nanna oggi compie 100 anni, una soddisfazione particolare anche da parte della famiglia. Siamo con uno dei nipoti. Intanto partiamo da che nonna è stata nonna Anna e che nonna è ancora? Beh, nonna Anna è stata una nonna sempre presente in tutte le vicissitudini familiari. Ci segue da sempre. Io la ricordo anziana quando ero piccolino e è ancora così. Uno spirito, ho avuto già modo di dire, uno spirito giovanile, è sempre stata molto presente e molto vicina ai nipoti, in particolar modo ai figli, un po' a tutti quanti. Ora è pronipoti. Nasceva durante la Prima Guerra Mondiale, ha avuto modo di vivere la Seconda Guerra Mondiale con il marito prigioniero di guerra in Africa, quindi ha vissuto, diciamo, gli anni bui della nostra nazione, ha vissuto anche gli anni belli. Adesso vive una vecchiaia anche serena, volendo, sempre circondata dai figli, dai nipoti e, ripeto, ancora dai pronipoti che ogni giorno gli fanno visita, ma anche una serie di amiche e persone che negli anni sono stati vicino. Lei è una parrocchiana di questa chiesa, abita proprio nelle vicinanze e, come dire, fa gruppo con le vecchiette della zona in questa chiesa. È stata, come dire, una persona che l'ha vissuta veramente, l'ha vista nascere e speriamo che abbia davanti a sé ancora qualche anno per potersi godere le bellezze della vita. Mamma sai, questa vita mi fa tremare, sono sempre i sentimenti i primi a dover pagare. Vedendo la serenità della festeggiata di nonna, bisnonna Nina, io credo che sia fondamentale una serenità familiare, l'avere vicino e vivere con figli, nipoti e pronipoti. Purtroppo questa vita, o il logorio come si diceva della vita moderna, spesso crea più problemi che altro. L'augurio è che la cittadinanza tutta possa, insomma, avere un futuro di serenità, è quello che io ho sempre auspicato anche nel mio mandato amministrativo. La serenità, la pace, la tranquillità familiare sono condizioni indispensabili per sperare di raggiungere questi traguardi. Portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare. Nessuno sa fare più. Auguri, auguri.